Questo è un padiglione di Expo 2015, pieno di luci, ricco di contenuti e di buone intenzioni, ma solo in superficie. Sotto c'è un cantiere con infiltrazioni malavitose e interessi lobbistici. Guarda bene. Quelli sono due appalti. Il primo è rosso, come la Coop che l'ha vinto. L'altro è azzurro, area PDL. Due appalti su due, sotto inchiesta. Più sotto c'è il terreno. Prima era verde, ora è cemento. Era dell'ente Fiera Milano, società parte del comitato incaricato di scegliere i terreni, che ha casualmente acquistato quelli di sua proprietà. Da agricoli diventeranno edificabili. Sotto ancora ci sono oltre 12 miliardi di euro, un bottino di finanziamenti in gran parte pubblici, quindi tuoi. C'era un progetto per un'Expo diffusa e sostenibile, ma ci si speculava poco, così lo hanno nascosto per bene. Perché sotto sotto ci sono i partiti, di destra e di sinistra. Larghe intese, da Prodi alla Moratti, passando per Formigoni e Pisapia, fino a Letta e Renzi. Sotto l'Expo 2015 si nasconde di tutto. Il Movimento 5 Stelle vuole riportarlo alla luce. Se vuoi continuare a scavare, www.sottolexpo.it.